In una nota, il consigliere nazionale di Mezzogiorno Federato, Salvatore Giunta, dichiara se il cimitero monumentale di Caltanissetta sia una discarica abusiva e aggiunge: "Non per fare polemica, ma andando al cimitero a deporre un fiore sulla tomba dei miei cari, ho notato il degrado e la sporcizia che regna in un luogo per antonomasia dovrebbe essere di raccoglimento, di preghiera, piacevole a vedere e non ricettacolo di sfabbricidi ed erbacce. E dire che il nostro è un cimitero monumentale, che dovrebbe essere tutelato nella stessa maniera in cui si salvaguarda un'opera d'arte. Eppure quello che si fa è poco, troppo poco. In ogni angolo spazzatura, erbacce e sfabbricidi, che non vengono rimossi neanche per la commemorazione dei defunti." Abbiamo sentito l'assessore in merito Cettina Andaloro che ha replicato. Io sicuramente mi sento di dire che è andato molto, anzi benissimo, perché c'è stata un'affluenza di gente continua tutti e quattro i giorni, perché ricordo ai nisseni che abbiamo messo un servizio in più di navette, a cominciare dalla domenica, quindi un giorno in più rispetto ai 3 giorni che ci sono sempre stati, quindi un servizio in più che abbiamo dato alla città. Un altro servizio che abbiamo dato alla città, al cimitero, è la pulizia, che non è più un evento straordinario. C'è stata, e c'è tutto l'anno, una programmazione di 3-4 mesi per la pulizia e scerbamento degli spazi comunali. Quindi, a mio parere, ma anche da quello che ho sentito dire, il cimitero è abbastanza pulito, i bagni sono abbastanza puliti, però se consideriamo l'afflusso che c'è stato in 4 giorni, ci sta che ci potrebbe essere qualche cosa in più. Poi ho visto anche da una cosa che non mi è dispiaciuta tanto, ci sono degli sfabbricidi che sicuramente dobbiamo togliere, sicuramente faremo una programmazione anche per togliere questi prodotti di inquinamento. Mi sento dire pure un'altra cosa e spero che la gente capisca quello che voglio dire. Noi faremo la bonifica. Dopodiché si passeranno alle sanzioni, quindi siamo tutti avvertiti, se dopo la nostra bonifica ci saranno questi ancora prodotti di scarto e sfabbricidi in giro per il cimitero, scatteranno sicuramente le denunce.